Vai, nome e cognome. Giorgia Cipelletti del comitato Priorità alla Scuola. Siete ancora in piazza, anzi sotto la galleria 25 aprile, per dire cosa possiamo immaginare, ma che prospettive ci diamo per far tornare questi ragazzi a scuola? Speriamo le migliori, speriamo che i ragazzi ritornino al più presto, in qualche modo, nel modo migliore possibile, nel modo migliore per la situazione in cui siamo, però riteniamo che i ragazzi debbano tornare, anche perché ormai numerosissime sono le testimonianze che arrivano da tutte le parti, dai ragazzi, dagli psichiatri, dallo stesso Miozzo, il presidente del comitato tecnico scientifico, che non è più possibile tenere chiuse le scuole. Un'altra cosa molto importante, perché siamo qui oggi perché vogliamo essere solidali con i ragazzi che hanno cominciato a prendere coscienza della loro situazione e che manifestano in tutta Italia davanti alle scuole, occupano le scuole, fanno le manifestazioni a modo loro, nel modo che loro ritengono giusto e quello che è più congeniale alla loro età. Però secondo me non è un elemento da sottovalutare. Finalmente un movimento studentesco che incamera tante anime e che si batte per la scuola, che è un diritto costituzionale. Cioè, questi ragazzi vogliono andare a scuola. E ormai anche le frasi come "però mia nonna ha fatto la guerra", "però bisogna, che cosa sarà mai se perdono un anno di scuola", non funzionano più, perché un anno di scuola perso è un anno di scuola perso. Purtroppo c'è qualcuno che dice che si potrà rientrare al 50% il 1 febbraio? Lo speriamo, per poi riuscire ad aumentare, però già andare a scuola in qualche modo anche al 50% sarebbe molto, ottenere molto, ecco. Se non altro non sono tutto il giorno a casa con i ragazzi. Grazie a voi. Facciamo